e si chiude in bellezza con Atletico 2000 Urbe Tevere, ultimo match di questa fase di qualificazione della Rolex Cup 2014. Urbe Tevere con un piede già di fatto in semifinale deve però legittimare del tutto quanto fatto nel primo pomeriggio con la vittoria per 5-0 sul Pro Roma. All'indirizzo di Marano, Marano a campo prova a prenderselo, si appoggia e cerca lo scambio con Meloni, Meloni zona tiro, Meloni con il sinistro, Meloni e Migliani con la punta delle dita dice di no. Attaccato ma riesce comunque a farla filtrare verso Ferretti, zona tiro, Ferretti con il mancino, Ferretti e la sfera dall'illusione del gol ma si spegne alta sopra la traversa della porta, difesa da Migliani che tenta di accendere il motore e partire. Serve poi la sovrapposizione di Marano, Marano riesce a scattare benissimo Luciani, Marano, Luciani lo contiene con un guizzo, la tiene in campo, Gavila, poi la battuta, ancora Gavila e si immola questa volta Bundo e riesce a mettergliela in corner, la controlla, rientra, scarta un uomo, la mette al centro dove c'è Ferretti con il sinistro, Migliani dice di no e poi risponde anche con un altro prodigioso intervento sul tentativo di tapin di Matteo Meloni. Controlla la barriera che si distanza al direttore di gara, sono due, domina a comporre il muro di Colagrossi, pallone sul primo palo che attraversa tutta l'area di rigore, è un miracolo di Colagrossi, nega il vantaggio all'Atletico 2000. Giardinetti, attenzione però, Urbe Tevere, ultimo spunto probabilmente, il pallone in mezzo, Gavrica in qualche modo e poi arriva probabilmente l'autogol da parte di un giocatore dell'Atletico 2000 che in maniera del tutto involontaria anticipa la zampata di Gavrica battendo il proprio portiere Matteo Migliani e portando in vantaggio l'Urbe Tevere proprio in uno degli ultimi assalti. Però il pallone Migliani la fa sua, scollinato il 21esimo, fischia il direttore di gara, finisce qui la prima giornata della Rolex Cup 2014, termina con il successo dell'Urbe Tevere sull'Atletico 2000 1-0 per la formazione di Mister Lillo che quindi strappa il pass per la semifinale raggiungendo dunque Ostia Mare, Lodigiani e Tor di Quinto. Amici di Fuori Area, per oggi è tutto dal campo del Giardinetti, arrivederci a domani per le emozioni di semifinale e finale.